fare impasti 100% biga e portare a maturazione finalmente la nostra benedetta farina, risparmiandosi così quella noiosa parte che sono le nostre 24-48 ore di maturazione del nostro impasto obbligatorio. Facciamo un po' di chiarezza. Fare impasti con biga, ragazzi, è una scelta di gusto e di consistenza e null'altro, che la maturazione della nostra farina non è affatto necessaria. La farina o l'impasto va messo a maturare, a lievitare tra virgolette, per giungere correttamente allo step successivo, che è quello della cottura, e null'altro, d'accordo? La ragione per la quale impasti 100% biga hanno pochissima puntata e altrettanto pochissimo appetto sono altre, ok? Non certo perché hanno già maturato. Nuova serie di video brevi intitolata Le leggende della panificazione. Seguimi!